Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Federic 95ita e benvenuti finalmente al 21esimo episodio di Pokémon Rubino, Zaffiro, Smeraldo, Nuzlocke, sempre accompagnati dai nostri cari amici colleghi di Pokédark 97 e Freak. Salve ragazzi e bentornati. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio. Allora ragazzi, ci troviamo sempre qui a Porto Alghepoli. Cosa faremo in questa parte? Allora, innanzitutto nella scorsa siamo arrivati in questa bellissima città che oggi il nostro caro amico Freak e Dark ci faranno vedere, perché sì, esatto. E mentre io ragazzi andrò a sfidare i restanti allenatori che appunto mi mancavano sul percorso 121. Quindi sì, sì. Voi iniziate a esplorare la città, ma prima mi sapete dire esattamente dov'è l'elimina mosse? Perché, allora, l'elimina mosse si trova esattamente qui sopra, è presente dove c'è il centro commerciale? Sì. Alla tua destra, dovrebbe essere qui, sì, casa dell'elimina mosse, praticamente accanto al centro commerciale. Perché ragazzi, io stupidamente ho fatto praticamente insegnare a Blaziken taglio, quindi è meglio levargliela questa stupida mossa, ecco. Eh sì, Dark, noi andiamo a fare un po' di shopping al centro commerciale? Ma sì, dai, ci sta tutta. Voglio vedere un pochino cosa c'è all'interno, dai. Sì, vedete un po' se riuscite a trovare qualche strumento utile in città, così che lo prendo anch'io dopo. Intanto volevo anche vedere, ragazzi, una cosa interessante. Vediamo un attimo qui se nello zaino c'ho qualche strumento. Sì, c'ho abbastanza strumenti. Ok, ragazzi, quindi sono pronto per andare a battere i restanti allenatori sul percorso 121. Voi continuate, poi ragazzi andiamo al Montepira. Okay, benissimo. Io sto controllando il numero della lotteria. Anch'io che l'ho c'è fatto qua. Anch'io. Niente. Vabbè, ma purtroppo nelle Nuzlocke è ancora più difficile perché abbiamo pochi Pokémon, quindi è quasi impossibile. È come gratta e vinci, non li prendi mai. No. Sì, diciamo ragazzi che ci vuole una botta di culo impressionante. Va bene. Vabbè, il primo piano è dedicato solamente alle cure, strumenti di vario genere. Vabbè, poi non lo so, accanto ci sono tipo sveglia, antigelo, antiparalisi, ok. Ci dovrebbero essere le MT utili, tipo, credo, fuoco bomba, sopra. Bora, sì, sì, cosa sì, c'è? Sì, sì, sì. Vediamo un po' cosa c'è, vediamo cosa trovo. Ok, vedi un po' se ci sta Iperraggio, queste qua, perché... Sì, ma probabile, sicuro, mi ricordo che ci sono. Ok, no, perché se ci sta Tuono, vorrei insegnarglielo al mio Magneton, sai? Tuono? Sì, Tuono. E mai Fulmine? No, perché Fulmine è più raro, Tuono missa più volte. Tuono, infatti, missa un po' troppe volte. Ma non si trova, sai. Allora, vediamo, c'è la MT17, la MT20, la 33 e la 16. Ma non so che cosa sono perché non c'è scritto. Vabbè, degli attacchi, se usato ripetutamente può fallire. Forza magica evita i problemi di stato e parete di luce, quindi no, niente. Ok ragazzi. Ah no, vabbè, queste fanno cagare. Stavo rischiando la morte del mio fusto rodà, ragazzi. Ok, qua c'è il Tuono. Come? Sì, ci sono. Sì, comunque stavo morendo. C'è Tuono, sì, è nella tizia a sinistra, la vende per 5500 poké. C'è anche Iperraggio, mi pare. È potente, ma chi la usa perde il turno successivo. Penso, esatto, giusto? Sì, okay. Sì. Infatti. Allora, Iperraggio mi sembra che il mio Explode qua, Explodent, quando... Vabbè, insomma, quando si evolve il mio Fusto Rodà dovrebbe impararla, subito dopo Iperraggio. Mentre per quanto riguarda... A me mi servirebbe veramente Geloraggio da insegnargli, anche se non è stab, comunque mi servirebbe. E sì, forse Fulmine, però Fulmine è più raro, sai, da trovare, raga. Quindi non so. Ma Fulmine è una mossa che apprendi automaticamente tu. Cioè, ti conviene lasciarla, punto e basta. Sì, ok. Sì. Comunque, stavo dicendo, al quarto piano, ultimo piano, mi pare di sì, ci sono solamente gli strumenti, quelli là, delle basi segrete, bla 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 bla. Ok, quindi non ci interessa. No. Sì, però sono tipo cose troppo carine. Io amavo farmi le basi segrete su questi giochi. È una cosa fantastica. Ok. E infine c'è il terrazzo. Mi mancano ancora un po' di allenatori, sapete, raga? Veramente. E io direi di prendere subito. Ci sono i distributori, i primi distributori, quindi mi becco subito queste. Le bottigliette d'acqua fresca, Freak. Ti consiglio di prenderle, sai perché? Perché recuperi tanti PS. Sono buone, costano 200 poké. Ah, ok. Convengono tanto comunque. No, io sono al museo in questo momento comunque. Anche le gassose. Faccio un po' l'intellettuale al museo, guardo qui questi quadri. D'accordo. L'Andrea di Pre della situazione. Il critico d'arte, il momento Freak. Le opere d'arte contemporanee. Oddio. Ok raga, intanto ho battuto un'altra allenatrice. Mi precipito qua che prendo uno strumento e faccio una lotta in doppio.
E vi volevo dire anche che appena finito di battere, cioè di esplorare un po' la città, possiamo direttamente andare al Monte Piera senza dilungarci troppo, sapete? Ok, sì. Ok. Ok, vedo che qua c'hanno i Pokémon. Oddio, due fantallenatori che hanno 6 Pokémon. Madonna, quanti. Assurdo. Vabbè. Vabbè, qua il museo non c'ha senso. Poi tra l'altro ci sei entrato anche tu. Non penso ci siano strumenti, quindi vado. No. Vado proprio giù. Tanto vabbè, qui c'è l'elimina mosse, non ha senso che ve lo faccio vedere, ma sta qua il vecchietto della situazione ogni volta. Sì. E questa qui non so che casa è. C'è un vecchio con un Kecleon. Aspetta. Mi ricordo che c'era uno qui dentro che dava la MT riposo. Intanto questo dà le bacche, me lo ricordo. Sì, c'è tipo un ciccione che dorme, te la dovrebbe dare. Sì, ok. Questa dà la bacca arancia. Oh, sì. Utile. Ok. E ogni giorno, se non sbaglio, dà le bacche questo qua. Ok. Quindi, vabbè. Questo è il vecchietto. Non so cosa possa darmi. Controlla. No, niente. Ok, intanto io ragazzi sto battendo questi due fantallenatori che hanno dei mini Pokémon qua, tipo Shroomish, Wingull, Poshena, Tropius. Ah no, mo pure Tropius, minchia zio. Comunque, sì, è il vecchietto che no, il vecchietto, il ciccione che dorme. Il ciccio dormiente. L'MT44. Sì. Ma è stiracchiato sulla sedia là. Poi ha gli occhi alla Brock. Madonna. Allora ragazzi, intanto io ci vado di pestone su questo Tropius che gli dovrebbe fare abbastanza male. Ci vado di Dragospiro su Shroomish. Cavolo, mi hanno avvelenato Fusserodà. Che palle. Uffa. Vabbè. Una bella seccatura quando avvelenano. Sì. Devi vabbè anche stare attento. Antito dice no, però che palle. Ecco, Electrike. Un po' come di tipo letto mi danno un po' di problemi. Però a parte che c'è Sahara, quindi. Sì. Ti volevo dire una cosa. Se tu scendi da quella parte, dal lato opposto al a Porto Algepoli, se vai tipo dove c'è il mare, dovresti trovare due strumenti in delle rocce, cioè una squama cuore e un altro che mi sono tipo dimenticato già che strumento era. Forse c'è una caramella rara, non vorrei sbagliare. No. Io mi ricordo di sì, raga. Mi ricordo che c'era una Hotel caramella Alga rara. Vicino due vecchiette. Ma non ci sono le vecchiette. No, c'è un vecchietto e una vecchietta in basso a sud, però non è una caramella rara, è un repellente max, mi pare. Ci sono due secondi fa. Poco fa. Non so, forse in smeraldo cambia qualcosa. Vabbè, insomma, ci andrò poi. Ok ragazzi, ho battuto anche questi. Io direi, senza che ci dilunghiamo troppo, perché poi ci sono veramente un sacco di allenatori, questi ragazzi li farò off camera battendo. Intanto, come potete vedere, sono abbastanza semplici e non è che mi mettono così tanto in difficoltà. Quindi posso farli anche off camera e non farli vedere. E direi di andare subito al Monte Pira, perché già stiamo, pensate, a quasi 10 minuti e non abbiamo fatto qua niente. Qua ci sono anche le iscrizioni per le gare live. Volevo far vedere le ultime cose, non lo so, qua ci sono i cicci merda che giocano col DS. questa qua in particolare dava qualcosa, aspetta. Le pokemelle, ecco, le pokemelle. Ok ragazzi, intanto allora io uso Surf e vado direttamente lì, dato che in questi percorsi, ragazzi, io potrei fare un'altra cattura. Cioè, dappertutto qua non ho mai incontrato un Pokémon finora e non voglio nemmeno incontrarlo ora. Quindi me li risparmio questi percorsi, proprio con questa parola, me li risparmio, così che poi in futuro potrò usufruire se muore qualcuno. Ok, intanto entro nel Monte Pira. Nel Monte Pira, ragazzi, devo dire che ci sono anche molti allenatori. Sì, nel piano superiore ci sono molti allenatori. Arrivo subito. Quindi dove sei tu? Sto usando Surf adesso. Sì. Dannazione, sono ancora a Porto Algepoli, aspettatemi. Tra l'altro al Monte Pira si può fare una prima cattura che... E tra l'altro ci sono appunto tanti allenatori sopra che si possono battere tranquillamente, tanto usano proprio di tipo spettro. Quindi a noi ci basta usare Sahara e a Sahara e per Dark Drake, mentre per Freak basta usare appunto il suo Wolfie. Sì, esatto. Usano Wolfie prevalentemente proprio di tipo spettro. Quindi ce la facciamo. Sei preparato, sai, anche i miei Pokémon, i miei soprannomi. Beh, grande, li metto io nella grafica, sai com'è. Tutto il lavoraccio lo fai tu. Allora ragazzi, qua intanto trovo un Etere Max. Monte Pira. Perché qui sul Monte Pira, ragazzi, Monte si possono trovare un sacco di strumenti nascosti. Quindi direi subito di trovare. Infatti già abbiamo trovato una Ultra Ball, un Etere Max. E più si dovrebbe trovare anche una caramellina rara. E vi dico subito Il Monte Pera, ragazzi. Sì. Vi dico subito che per la prossima parte mi farò salire il mio Loaded fino al livello 39. Perché, ragazzi, potete vedere la mia squadra è veramente un po' scarsa. Soprattutto in Smeraldo incominciano ad essere forti gli allenatori. E io non voglio assolutamente perdere qualcuno per... Ho trovato la MT48. Ma ragazzi, fatemi capire, siete... aspetta un attimo. Allora, la MT48 è baratto. Baratto, okay. Sì. Devi andare ancora su. Siete, state andando ancora su voi? Sì.
Ho incontrato Vulpix. Vulpix? Prendilo. Oh mio Dio. Immediatamente. Prendilo subito. Bene, bene. Tu c'hai un tipo fuoco in squadra, no? Sì, però in alternativa sì. Dovesse morire, chi lo sa. Vulpix è un buon Pokémon, certo. Sì. Vulpix è buonissimo. Cioè, pensate, okay. Un Carvagna al 32, impressionante. Boh. Ragazzi, devo farmi allenare un po' la squadra. Mentre voi mi vedete un po' i livelli dei vostri Pokémon, giusto per curiosità, per confrontarli tra i miei? Io tutti sopra il 35, sopra il 34. Sopra il 34, ok. Mentre te, Dark? Sì, sì. I livelli per dei miei Pokémon. Sì. Te lo dico subito perché ho una schermata in cui non posso prenderli. Comunque 40, 35, 30, 31, non lo so. 31 no, 30, 31 è impossibile. No, 31 no. Perché io il più debole ce l'ho al 33, che è Magneton, ragazzi. Allora. Magneton mi sarà molto utile nell'acqua, devo dire. Arriva sì, il certo. Momento della resa. Che soprannome do a questo Vulpix? Vulpix. Chiamalo Kurama, quello di Naruto. Sarebbe tipo la volpe. O Kitsune. Cioè? O Kitsune? Non lo so. Kurama, con la K. Allora. Chiamalo Kurama, ci sta. Oppure, Kurama. Non so. Boh, fai tu. Firefox. Foxy. Foxy. Vai, Foxy. Chiamala Foxy, ci sta. Foxy come a parte che la carta pure, igienica. A parte Foxy. Che è pure maschio. Se no chiamalo semplicemente 9 o 9. Vai tu. Vediamo, vediamo. Ok, vediamo. Qui mi sa che io ho una lotta in doppio. Sì, io ho una lotta in doppio tra esatto. Due reclute del team. Cioè una regola del team idro e una del team sì. Due regole del team idro. Il magma, ragazzi, una cosa vi volevo dire. Nella prossima parte, dato che ora i giochi Rubino e Zaffiro e Smeraldo si incominciano a incrociare, nel senso, nella prossima parte Dark dovranno andare a Porto Selcepoli perché devono sistemare una cosa col team idro e subito dopo volare di nuovo a Portal Ghepoli per andare dentro al rifugio del team idro, appunto. Mentre io devo fare il team magma, quindi io devo andare sopra al Monte Camino, scendere e andare dentro al rifugio del team magma e poi successivamente ritornare a Portal Ghepoli per andare nel rifugio del team idro. Quindi saranno due parti che si concentreranno molto sul mio gioco. Quindi in una parte Dark e Freak potrebbero fare il percorso a nord di Petalipoli, mi sembra. No, Petalipoli, di Ferrucipoli. Che c'è sta un'area sopra Ferrucipoli, non so se vi ricordate, bisogna usare Surf. Sì, 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 sì. Ok, ecco. Ok, va bene. Quindi potreste andare comunque là. Comunque, ti volevo dire una cosa, Fede. E tutti quanti i Pokémon si aggirano sul 40, 40 che è il più alto, c'è Skipper al 40, e 35 è la maggior parte di tutti quanti gli altri. Ok, va bene. Comunque, io sono arrivato qua in un punto dove c'è tantissima nebbia fitta, però volevo dirvi, ma più sotto, cioè salire dal Monte Pira, non c'erano tipo gli allenatori da battere per le varie stanze? Sì, appunto, quelli dovremmo fare finito questo. Facendo. Ah, tu stai facendo direttamente quindi quelli, Freak? Sì, io quelli sotto, diciamo, sì. Vabbè, allora. Va bene, allora li farò dopo che avete fatto questi, poche parole. No, vabbè, li faccio anch'io dopo. No, perché io sono già arrivato da Ivan, quasi, eh. Cioè, quasi da Ivan. No, quindi io sono molto indietro, allora, ancora. Sì. Vabbè, fa niente, tanto. Io ci sono quasi, perché sto battendo le reclute del team magma. Sì, 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 va bene. Ok. Controllate un po' se i vostri Zigzagoon c'hanno magari una caramba. L'ho appena controllato, ho preso una super pozione. Ah, ecco, non si sa mai. Ok ragazzi, quindi si continua la nostra super avventura. Ah, sgranocchio su Carvana, mi sa che aia, ho sbagliato. Va bene, buio contro buio. Oh, voi Sharpedo, perché a me Dark ci manca un tipo ancora, eh. Io sto pensando a un tipo acqua, però dato che ma Freak ce l'ha al completo? Sì, Freak al completo, sì. Però allora io suggerirei a Freak di pensare a un team alternativo, catturare i Pokémon alternativi al suo team, perché se gli muore poi non me la buttare. No, è un suggerimento più che altro, perché tanto io quello che perdo Pokémon. No, ma io qua finora ho catturato tutti quelli che ho trovato, tranne proprio poco fa quando ho fatto surf per venire qua nel Monte Pira, non ho preso il Tentacle che veramente non mi andava. No, Tentacle cioè, no, dai. Non mi andava proprio, per il resto ho preso tutti, quindi ci sono. Ok ragazzi, quindi adesso io parlo con Ivan, che ci dice che la sfera rossa era custodita nel Monte Pira, ma ora è nelle mani sue, appunto. E ora possono realizzare il loro obiettivo. In poche parole hanno sbagliato sfera. Si sono scambiati sfera. Uno in teoria doveva prendere quella blu, però vabbè.
Non può essere vero, dice la vecchietta. Per nessun motivo la sfera blu e la sfera rossa si devono separare. Che cosa vorranno fare quelle due sfere? Distruggere il mondo? Sì, ve lo dico io. Comunque adesso dovremo fermarli e ci darà lo stemma magma. Lo stemma magma, ragazzi, ci servirà a fare una cosa esclusiva di smeraldo per andare nel rifugio del team magma, che si trova proprio sotto al monte Camino. Dove avevamo incontrato tanto tempo fa quella recluta, vi ricordate? Vicino a Cordillera. Cavolo, è vero. Sì, 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 mi ricordo. E questo è al passo selvaggio. E questa è una parte, sì, che faremo lì nel prossimo episodio, Dark. Capito? Ok. Sì, sì. Però voi andrete invece nel rifugio del team Hydro. Okay. Quelli là che si trovano qui a Porto al, esatto, Gepoli. Quindi io faccio una cosa e voi ne fate un'altra. Il problema è che poi io devo ritornare qui a Porto al Gepoli e rifare anche, okay, il team Hydro, okay. E voi dovete trovare qualcos'altro da fare, una parte extra, insomma, fate voi. Va bene, noi ci divertiamo, okay. Comunque sì, no, vabbè, le ci strade gestiamo un po' tutto, sì, sì. Sapevamo che si sarebbero divise prima o poi, dato che tu, infatti, hai un sacco di roba da fare. Sì, sì. Ok, intanto ragazzi, qua ho trovato una caramella rara e mi dice lo zaino è troppo pieno. Cucazzi, io svuoto tutto e me la prendo. Bravo. Bravo. Lo, okay, sapevo. Lo sapevi. È normale. Ok. Non lasci una caramella rara lì. No, 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 no. Qua ci potrebbe essere un altro strumento. Vediamo un po' se riesco a trovare qualcosa. Ok, primo Pokémon in questo Monte Pira è un Chapet. Bellissimo, ragazzi, maschio al 28. Chapet si evolve in... Banette. Però non ha le mega evoluzioni in questo gioco, quindi... Wow. Ok, catturiamolo. 1, 2, 3. È uscito, benissimo. Bravo. Tipo il trollone. Trollone finale. Poi quando sì, escono sì, al terzo giro fanno proprio bestemmiare in quattro lingue del mondo. Quattro lingue, so, diverse, sì. Quattro lingue diverse. Vabbè, Chapet di che tipo è? Spettro. Spettro. Non è Spettro, che mi servirebbe molto anche mettere in squadra un tipo Spettro. Poi Banette. Boh. Banette, ma di che stiamo parlando? Beh, Banette è forte in questo gioco? Ma. Ma. Boh. Io direi un bello scappato pericolo, voi che dite? No, vabbè, a parte che all'interno della regione non lo troverai più perché si trova solamente al Monte Pira. Sì, ma non mi interessa, non l'avrei mai messo in squadra perché in futuro non mi sarà utile per niente. Vabbè, una cosa che volevo fare, lo sai qual è? Praticamente a me hanno dato la sfera rossa, Sì, sì. Allora, io sto sconfiggendo tutti gli allenatori qua del cimitero. Sì, adesso ci scambieremo le strade, diciamo, perché io vado a farmi... Una cosa che vi volevo dire, io ora che ci penso, potrei andare a prendermi questa MT che è gelo raggio. Che si trova, mi sembra, al casino, bisogna vincerla? Non lo so, non mi ricordo. Allora ragazzi, fatemi fare questa cosa. Allora, io faccio un attimo volo, ma nessuno c'ha volo della mia squadra? Come no? Dovevo imparare a Sara, devo imparare volo. Speriamo che puoi imparare volo. Ok, ho preso anch'io la caramella rara, Fede. Ok, bravo. Faccio volo, usa questo strumento, la posso imparare? Sì, benissimo. Sara può imparare volo. E gli leviamo al posto di volo, direi sabbia tomba, no, direi finta. Finta, sì, dai. Perché ragazzi, vabbè, voglio... Vabbè, se hai una mossa tipo volante, togli quella. Sì, sì, no, non ce l'ho mossa tipo volante. Ok. Perché non è tipo volante, Sara. Ok, facciamo un attimo volo, ragazzi, perché voglio vedere esattamente qui a Ciclamipoli quanto costa un gelo raggio. Perché io ho un bel po' di soldi nella borsa. Magari potrei comprarmi direttamente i gettoni per arrivare a un tot da prendere. Gelo raggio. In teoria sì. Devo vedere quanto costa sto gelo raggio. Vabbè, andiamo un po' a vedere perché sono curioso. Ok, sono tornato qua. Ok, vediamo un attimo. Ti trovi nel casino di Ciclamipoli. Vuoi gettoni per giocare? Non ho un salvadanaio. Che ci dava un salvadanaio? No, non ricordo. Mi pare uno sempre a Ciclamipoli. Devi cercarlo in qualche casa di là. Cioè, provaci. Forse in questa casa qua. Oh, aspetta, qua c'è un tipo. Vediamo un attimo. Dai un'occhiata alle TV ogni tanto. No, non do un'occhiata alle TV. Io non guardo TV. Dai, guardo solo YouTuber. Guardo i video di Freak. Dai, coglioni. Guardi solo Freak, vero? Solo Freak, sì. Sì. Only Freak. Only Freak. Praticamente, questa qua c'è una tipa che mi dice nel messaggio porto, raga. Non è che se gli porto il messaggio porto, lei mi dà il salvadanaio? Credo di sì. Comunque, lasciamo perdere. Non ho voglia di farlo adesso. E no, quindi non lo farò. Ok, io sono qua dove ci sono ste tombe dorate, c'è anche tanta nebbia, insomma, invece... sì, ci siamo scambiati. Sì. Sì, infatti io sono entrato dentro l'edificio vero e proprio, sto battendo tipo gli allenatori, sì, bla bla. Ce ne sono bla, tanti bla. Di allenatori, bene, Dark? Sì, abbastanza.
perché ci sono un bel po' di piani. Ci sono un bel po' di piani e poi per scendere puoi scendere buttandoti dai fori che ci sono a terra, così pigli anche altri strumenti. Cioè non ti conviene riscendere dalle scale. Comunque posso dire una cosa, direi che ragazzi questa parte durerà veramente molto se continuiamo così, nel senso cioè abbiamo anche altri allenatori da battere. Io ragazzi direi così, mi batto un po' di allenatori qua nel percorso 122, anzi no. Vado a battere anch'io un po' di allenatori del monte. Appena Freak finisce direi di stoppare la parte. Freak. Ok, va bene. Perché... Va bene, allora li batto anch'io. Sì, perché magari li affrontiamo off camera. Perché intanto questi sono incontri, ragazzi, che sono lunghi e ti fanno sprecare 20 minuti di video sicuri. Quindi sì, ricominceremo direttamente dalla prossima parte con i Pokémon allenati. Vabbè, Fede, tu non so se magari visto che hai altre cose da fare potresti iniziare ad andare avanti, oppure dici di no, meglio che ci manteniamo. No, così perché c'ho tipo i percorsi da fare insieme stabiliti. Okay, cioè so bene, già quello che bisogna bene. Fare insieme. Quindi ragazzi, okay. Qua come potete vedere ci sono parecchie lotte in doppio, tante cose da fare, insomma. Wow. Durerà tanto queste lotte qua nella torre nel Monte Piera, però magari off camera. Tu hai tante lotte in doppio? Abbastanza, sì. Ah. Vabbè, ancora io sto facendo adesso una in doppio. Sì. Che cosa fa Magivelo? Sì, poi quella lì è facoltativa. Magivelo. Sì, è quella con i fidanzati là. Va bene. Okay. Magivelo. Magivelo mi hanno fatto. Cosa farà Magivelo? Non mi ricordo, non sono sicurissimo, però se non sbaglio, se il tuo avversario fa Magivelo e tu ad esempio lo vuoi bruciare o paralizzare, ti rimane. Esatto, mi pare che Ok. Sì. Va bene, ok, ho battuto la prima coppietta. Dimmi tu, Freak, quando hai finito di fare tutto il team idro. Io sto sbattendo le reclute per ora. Ok, tu Dark le hai battuti già, vero? Stai sbattendo le reclute. Mi sto sbattendo tutte le reclute del team idro. Tu le hai già battuti, okay. Dark? Chi? Tutti quelli di sopra? Sì. Sì, te l'ho detto, sto a posto, sto nell'edificio. Ok. Lotte in doppio e lotte in singolo, ragazzi. Mamma mia, qua stiamo in mezzo ai morti, direi. Siamo proprio in mezzo ai morti. Madonna, il Monte Pira lezzo. Madonna, ragazzi. Ok, qua mi manda un Ariamma. Io ho paura veramente tanto a lasciare Sara, ragazzi. Non so te, Dark, ma... Aspetta, paura. Aspetta, il tuo Sara chi era? Indovina. L'ho preso nel Sara. Ah, ok. Cosa, come si chiama? Trevinch. Ma io l'ho già messo un po' di volte. Sì. Drake. Drake. Vita al tiro, ragazzi. Brutto corpo. C'ho paura. No, non è l'ho appena corpo. Messo. Però c'ho paura, ragazzi, finché non divento un Flygon, veramente, usarlo mi sta veramente... Ma scusa, ma perché dovresti avere paura quando, oh mio Dio, stava per morire? No, ma perché finché non divento un Flygon, veramente, c'è la strizza a usarlo, te lo dico. Ok. Io lo uso giusto perché c'ha sgranocchio e può far male poco di Io me lo ritiro zitto adesso. Che ti hanno fatto? Stavo morendo, sono arrivato a vita gialla. Madonna, bisogna stare attenti perché finché non è una fase finale, sai ragazzi, fa male. Oddio, aspetta, no, aspetta okay. Che no, ho subito la divinazione. 4 PS. Chi? Come cazzo ho fatto? No ragazzi, chi ti ve lo giuro, potevo salutare benissimo Ace. Cioè lo potevo salutare. Vabbè, non era nemmeno una gran perdita, sinceramente, Ace, dai. Sì, ma voglio dire, caspita. Ok, faccio doppio calcio su questo Manetric. Oddio. Allora, io ho preso la sfera. Ok. E qui al Monte Pira potrei fare l'ultima cattura. L'ho trovato finora solamente Shuppet. Io già ce l'ho, quindi vediamo un po'. Ok. Questi Shuppet mi stanno mettendo in difficoltà un pochino. Mamma mia quanto li odio. Le lotte in doppio, ragazzi, sono bastarde, soprattutto in Smeraldo, che gli allenatori sono più intelligenti e a volte veramente ti fanno le combo evoluti. Uomini evoluti. No, ti fanno le combo, capisci? Magari ti fanno Rubino e Zaffiro, No, ti fanno veramente le combo, ragazzi, ti fanno male. Cioè magari uno fa Ruggito e poi l'altro ti abbassa sia l'attacco che la difesa, cioè capisci? Bastardi, eh? Sì. Comunque ho battuto. Ok, io ho trovato Meditite. Oh, Meditite. Prendilo che Meditite se ti muore Ariama puoi sostituirlo. Arianna. Ok, mamma mia quanti allenatori ci sono. Oh, brutto colpo, lo stavo mandando che io malamente. Ok, quindi provo a catturarlo e che soprannome vorrei dargli? Però Fiorenzo Psiche no, Fiorenzo Fiorenzo Psiche. Che cazzo di nome è?
Fiorenzo. No, veramente, i nomi dei giochi Pokémon. È vero che comunque hanno mettono un sacco di personaggi, quindi deve essere una bella tosta da dare un nome diverso a ognuno. Però certi nomi sono veramente bruttissimi, orrendi. Già. Comunque Fiorenzo faccio Psidia, sgranocchio contro un nome da Psidia. Contro Wobbuffet mi mandano, ragazzi. Wobbuffet! Ok, contro Natu posso andarci sempre di sgranocchio, vero? Oggi non ci hai fatto nessun verso, eh? Natu! Ok, perfetto. Ok, Natu di che tipo è? Psico... Psico volante. Psico volante, ok. Contro lo psico ci posso andare tranquillamente col buio. Mi è veramente molto... Yeah! Che tra l'altro il buio è sia super efficace contro lo spettro che sia contro lo psico, vero? Sì, quindi. Wow, Sara, stai facendo un ottimo lavoro. Peccato che non è stab, perché sennò facevi veramente male. Mamma mia, bravo, shot anche Kadabra, ragazzi, Sara. Impressionante. Prevedo che off camera, ragazzi, mi saliranno molti i miei Pokémon in questa torre, perché come potete vedere i punti di esperienza sono tanti. Freak, tu hai finito? Sì, sto dando un soprannome a Meditite e poi possiamo anche chiudere. Ho sempre pensato che Fanghia fosse un'ondata di merda, proprio. una roba tipo Swampert spruzza merda, insomma. Ma è una cosa orrenda, guardate. Ok. Benissimo, io ho completato la cattura, posso uscire oppure tu Dark hai fatto? Io guarda, sto un attimo battendo un tizio, vorrei salire l'ultima scalinata per vedere un attimo dove arrivo. Perché non vorremmo fare tutti questi minuti. Se no. Io ci vado, ragazzi, di sgranocchio su questo Ralts e poi ci vado di doppio calcio su Skitty, perché ho sempre i fantallenatori, sapete i fantallenatori quanti Pokémon mandano, no? 6. Sì, e ho appena iniziato la lotta. Quindi mannaggia Bubba. Ok, facciamo doppio calcio su questo Skitty e leviamoci per... Se ragazzi vedete che sto usando Apollo e voi direte Apollo è il 40, è di alto livello e... Provate a sapere perché? Perché magari mi potrebbe servire da protezione se mi mandano un Pokémon troppo forte in doppio. E quindi mi potrebbe essere utile. Comunque sì. Ok. Concludiamo comunque a Porto Alghepoli, quindi io torno semmai con volo direttamente oppure concludiamo qua al Montepira. Allora aspettate un attimo che... Io sono ancora impegnato in alcune lotte. No, quindi... tu aspetta direttamente fermo così, Freca, aspetta e finiamo noi, tutto qua. Qui al Montepira, perfetto. Che poi dalla prossima prossima parte, ragazzi, rincominceremo direttamente da Porto Alghepoli. Perché incominceremo a fare le cose. Bordello, insomma. Bordello. Come sempre. Ok, faccio sgranocchio su questo Kirlia e faccio calcio ardente su questo Poscena. Ti prego, sciotta Kirlia e non fallire calcio ardente come hai già fatto. Madonna. Tra l'altro, mi sembra che Flygon si evolva al 45, giusto? Non lo so. Ok, Apollo è salito al 41, intanto. Uff. Dai che nella prossima parte, ragazzi, troverete la mia squadra un pochino allenata, perché serve un po' di allenamento. Perché vi ripeto che nella prossima parte affronterò Maxi, spero di riuscire ad affrontarlo. E Maxi userà un Camerupt, mi sembra che è a livello 40, sì. E con i Pokémon al 38 non posso sperare di battere un Camerupt al 40 che fa terremoto e ti distrugge il team. Devo essere preparato, ragazzi, devo essere preparato. Potrei usare la strategia sempre Blaziken, sperando di essere più veloce. Contro Maxi, secondo me, non ha proprio speranze. Però ok. Beh, sinceramente, ragazzi, potrei fare questa tecnica. Cioè, mandare contro il... Perché Maxi inizia un Mike Tiena, no? Mi sembra. E fare tante volte, come si chiama, Gran Fisico. E poi fare calcio ardente sul Crobat che manda dopo. E poi continuare con doppio calcio sul suo bel Camerupt. Credo che potrei farcela, non lo so. Vabbè, lo scopriremo nella prossima parte. Da Federic, Dark e Freak è tutto. No, aspetta. A questo punto... Perché mi rovini il finale così? Non puoi farlo! Tu non puoi, non hai il diritto. Invece sì. Dai. Ok, ho appena finito l'ultima lotta. Dove ci salutiamo? Perché io sono ancora dentro il Montepira. Stop, qua. Montepira, perfetto. Immobili. Ok. Immobili? Sì. Da Federic è tutto. Un like, un commento e iscrivetevi al canale. E al prossimo entusiasmante video. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.